molto contento nel vedere che in questi mesi è cresciuta sicuramente non soltanto l'attenzione generale, ma io trovo che sia anche cresciuto il senso della prospettiva di successo dell'intera operazione. L'ho visto per esempio nel fatto che molti paesi aspettavano palesemente di capire se, diciamo, basculava in un senso o nell'altro l'operazione prima di decidere chi da farsi, e nelle ultime settimane c'è stata una finalizzazione molto importante uno dopo l'altro di paesi molto significativi. Sono paesi che danno un effetto immagine molto forte, perché ovviamente il messaggio soprattutto dei paesi anglosassoni, che sono stati poi quelli che ci hanno fatto tribolino all'ultimo e che poi hanno deciso negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, l'ultimo l'Irlanda la settimana scorsa, che ci ha dato l'ok, nonostante la situazione del paese avesse portato ovviamente, come abbiamo fatto i giornali di ieri e di oggi, essere molto prudente, va a fare la scelta, e ovviamente la scelta poi britannica e statunitense credo che siano i messaggi più forti, i messaggi che speravamo di scegliere e che abbiamo ricevuto. Quindi direi che tutto questo è molto incoraggiante, nel senso che effettivamente il punto di svolta, come sapete, Milano come sede poi di tutti gli eventi principali della presidenza italiana, a partire da quello più importante di tutti, che sarà l'ASEM, quindi la presidenza di tutti i capi di Stato e di governo dei paesi asiatici, oltre che di tutti i leader europei. Tutto questo può